Io ho fatto l'esame in conservatorio tanti anni fa. Praticamente chiesero, non si poteva entrare facilmente in conservatorio, chiedevano una raccomandazione così. E noi non avevamo nessuno che potesse raccomandare. Allora praticamente mia madre, il giorno del mio esame, era il 2 luglio mi ricordo, andò in chiesa a pregare nella cattedrale e io sostenni questo esame e ricordo molto bene che quando entrai a sostenere la prova, insomma, arrivò un momento, mi sedetti per la prima volta davanti al pianoforte a coda e praticamente stavo per sbagliare una diteggiatura e quindi mi sarei fermato. E a un certo punto ho sentito un insegnante urlare, poi questa è caduta a terra, se n'è andata via, era entrato un piccolo uccellino dalla finestra e mi ha salvato praticamente l'esame. E a me capita spesso che ogni volta che c'è qualcosa, insomma, ho sempre dei piccoli aiuti da parte di questi esserini, sì. E mi piace molto, diciamo, questa linea melodica che solitamente la trovo molto gradevole, il tipo di suono, il tocco e il fraseggio. E niente, sono molto contento di questo perché io fino a qualche anno fa ho scritto anche dei testi poetici o degli aforismi. Tuttavia quest'altra... non avevo mai praticato, diciamo, l'arte, chiamiamola così, dell'improvvisazione, perché appunto è qualcosa su cui oggi si specula molto e quindi diventa poi volgare se non imbarazzante poi fare qualcosa che... Quando ho riascoltato però questi brani ho trovato che c'era un elemento di sincerità comunque nella musica e comunque una qualità di suono che mi soddisfaceva, lo trovo molto, molto interessante. E poi viene fuori questa qualcosa che è proprio una mia caratteristica intima, cioè un particolare rapporto con la solitudine, diciamo, con il percepire, diciamo, se stessi in un modo molto, non distante, ma proprio percepire la propria individualità, come se questa musica diciamo fosse suonata in un tempio, in un luogo sacro. E questo luogo è necessariamente un luogo di solitudine, perché comunque le altre persone non possono entrare, bisogna fermarsi sempre ad un limite, nessuno può entrare nella solitudine dell'altro. E ogni volta che purtroppo questo errore si ripete magari nelle relazioni sentimentali, è proprio lì che crolla tutto, perché solitamente accade quando viene meno la possibilità di essere creativi, che una persona vuole capire magari perché il grillo canta e allora lo apre.